Risultati importanti hanno fatto crescere ulteriormente la risposta sulle liste d'attesa. Per le prestazioni che hanno un tempo previsto, le brevi 10 giorni, le differite 30-60, le programmate 180 giorni, ormai si è arrivati oltre il 98% di risposta positiva al cittadino che ha bisogno di questa prestazione e ottiene risposta. È stato grazie a un grande lavoro fatto in questi mesi, ci ha permesso di creare tante opportunità come la presa in carico, come la possibilità di prenotare attraverso l'app, piuttosto che il recall che ha ricordato che c'è una visita da prendere. Sono tanti strumenti positivi che ci hanno permesso di traguardare questo risultato con un sistema di monitoraggio che abbiamo oggi a disposizione, dove seguiamo uno a uno tutte le richieste che vengono fatte sulle liste d'attesa, che ci permettono di guardare anche il miglioramento. Portare le programmate il prossimo anno da 180 giorni a 120, quindi accorciare di 2 mesi la risposta sulle programmate, e dall'altra parte stringere il campo d'azione, cioè mettere sempre più prestazioni nel proprio territorio. In Aravasta 1 oltre il 90% delle risposte ce l'ha nella propria Aravasta. È il miglior dato a livello regionale, ma noi vogliamo crescere un po' dappertutto, proprio perché attraverso questo il cittadino, soprattutto quello più anziano, quello che ha più bisogno, può trovare una risposta, diciamo, il più possibile vicino a casa. All'inizio mandato venivano calcolati su base regionale, aver stretto la Aravasta e quelle vicine è stato un passo in avanti, ma per noi il passo definitivo è quello di poterle portare nella propria Aravasta, nella propria provincia, il più possibile vicino a casa.